against me any police officer could shoot me on sight it was not until the freedom of information act was passed in the mid 70s that we began to see the scope of the united states government persecution of political activists to make a long story short i was captured in new jersey in 1973 after being shot with both Arms held in the air, and then shot again from the back. I was left on the ground to die, and when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In 1977, I was convicted in a trial that can only be described as a legal lynching. In 1979. I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. Nazionalista nera. Quando entrai al Manhattan Community College ero realmente intenzionata a diplomarmi in gestione aziendale e poi laurearmi per trovare un lavoro nel settore del marketing o della pubblicità. Invece frequentai solo un corso di economia. Storia, psicologia e sociologia mi interessavano molto di più che imparare come vendere qualcosa a qualcuno. Avevo avuto veramente fortuna, ero tornata agli studi in un periodo in cui la lotta e le attività aumentavano, in cui la coscienza e il nazionalismo neri stavano crescendo. Ero stata fortunata anche nella scelta dell'istituto. Il Manhattan Community College aveva una percentuale molto alta di studenti neri del terzo mondo, più del 50%. Il livello delle attività era alto, sia al campus che fuori. I Golden Dreams, l'organizzazione nera nel campus, il cui presidente era Henry Gaxu. Un fratello serio e coerente si stava battendo per un aumento dei corsi di storia nera, insegnanti neri, programmi che rispondessero maggiormente alle esigenze degli studenti neri e di presa di coscienza della cultura nera. C'erano ogni tipo di programmi di danza africana, pittura o altro. A voce o per mezzo della bacheca degli annunci erano invitati a concerti, recite, letture di poesie ed altro. The last poet, gli ultimi poeti, un gruppo di giovani poeti neri mi colpirono. Avevano, avevo sempre pensato alla poesia in, in un senso europeo, ma gli ultimi poeti recitavano con ritmi africani, cantavano al battito dei tamburi africani e parlavano di rivoluzione. Quando lasciavamo la loro sede, nella 125 strada, credo che si chiamasse Blu Guerriglia, eravamo così eccitati e infuocati che non badavamo neppure alla lunga corsa in metropolitana per tornare a casa. Se prima di tornare a scuola correvo fino allo sfinimento, adesso stavo volando. Stavo studiando e cambiando ogni giorno. Anche l'immagine di me stessa stava cambiando, eppure il mio concetto di bellezza. Un giorno un amico mi chiese perché non portavo i miei capelli alla maniera afro, al naturale. Onestamente, non mi era mai venuto in mente. All'epoca non si vedevano ancora in giro molte capigliature stile afro, ma quanto più ci pensavo, tanto più mi piaceva l'idea. Avevo sempre odiato stirarmi i capelli, le orecchie bruciate, il raddrizzamento fumogeno e la puzza dei propri capelli che bruciano. Quante notti avevo trascorso tentando di dormire sui riccioli, con i bigodini conficcati in testa come un, come un laccio emostatico. Preoccupata di andare in spiaggia, preoccupata di camminare sotto la pioggia, preoccupata di fare appassionetto. Passionatamente all'amore nelle caldi notti estive, e al mattino dovevo svegliarmi, andare a lavorare, preoccupata che i miei capelli tornassero indietro. Indietro dove? Al diavolo o in Africa? La permanente era ancora peggio. Cercare di stare tranquilla mentre la soluzione alcalina divorava la strada fino al cervello, ciocche di capelli che cadevano, i capelli sulla testa sembravano i capelli di qualcun'altra. Poi mi accorsi di un'intera generazione di donne nere che si nascondeva sotto parrucche, vergognandosi dei loro capelli, sempre che ne restasse loro qualcuno. Era triste e disgustoso. All'epoca i miei capelli erano stirati, ma il parrucchiere disse che erano rilassati. Per renderli naturali dovevo tagliare la, st tagliare la stiratura me la tagliai da sola e poi rimasi sotto la doccia alcune ore per eliminare del tutto la stiratura. Alla fine i miei capelli erano liberi. In metropolitana il giorno dopo la gente mi fissava, ma i miei amici a scuola mi appoggiavano e incoraggiavano. La gente ha ragione quando dice che non importa quello che hai in testa, ma quello che hai dentro la testa. Puoi essere una persona che la pensa in modo rivoluzionario e avere i capelli stirati, e puoi avere i capelli stile afro ed essere un traditore della gente nera. Ma per me, come ti vesti e l'aspetto che hai riflettono sempre ciò che hai da dire su te stessa. Quando hai i capelli in un certo modo o indossi un certo tipo di vestiti, stai facendo un'affermazione su te stessa. Se trascorri tutta la tua vita trattando e abusando dei tuoi capelli come se fossero i capelli del popolo di un'altra razza, allora stai facendo un'affermazione. E l'affermazione è chiara. Non importa se è la stiratura a ricci, i ricci all'attice o che altro, stai facendo un'affermazione. Si trattava di affermazioni semplici per me. Questa sono io e così è come voglio apparire. Questo è il mio concetto di bellezza. Puoi passare un'intera vita a scoprire le acconciature africane, ce ne sono moltissime, e vari altri stili naturali e creativi, ancora tutti da inventare. Per me era importante non solo perché mi faceva sentire bene, ma a causa del, mo del modo in cui viviamo. In un paese che tenta di negare completamente l'immagine della gente nera e ci dice continuamente che siamo delle nullità, che la nostra cultura è una nullità, sentivo e continuo a sentire che dobbiamo costantemente fare affermazioni positive su noi stessi. Il nostro desiderio di essere liberi deve manifestarsi in tutto ciò che siamo e facciamo. Abbiamo accettato fin troppo uno stile di vita negativo e una cultura negativa e dobbiamo agire consapevolmente per liberarci da queste influenze negative. Forse in un altro tempo, quando ognuno sarà uguale e libero, non importerà più come la gente porta i capelli o i vestiti, allora non ci saranno oppressori da scimmiottare o da evitare di scimmiottare, ma in questo momento storico. Penso che sia particolarmente importante avere un aspetto e sentirci uomini e donne neri, forti e orgogliosi che guardano all'Africa come modello. Non ero arrivata al college nemmeno da mezzo secondo, quando un fratello, nella classe di matematica, mi parlò dei Golden Drums. Dopo un paio di riunioni rimasi agganciata, mi chiamavano sorella, erano felici di vedermi alle riunioni, preoccupati di come stava andando a scuola e si interessavano realmente alla mia persona. L'argomento di una delle numerose lezioni organizzate dai Drooms riguardava uno schiavo che aveva complottato, organizzato e combattuto per la propria libertà proprio qui in America. Fino ad allora la mia conoscenza della storia degli africani in America si era limitata a George Washington Carver, che faceva esperimenti con le arachidi, e alla Underground Railroad. Harriet Tubman, che era stata da sempre la mia eroina, e per me era il simbolo di ciò che rappresentava la resistenza nera. Ma non mi era mai venuto in mente che centinaia di neri si fossero uniti per combattere per la loro libertà. Il giorno che scoprì Nat Turner ne fui tanto colpita che provai qualcosa di fisico. Avevo tanta adrenalina in corpo che facevo fatica a contenermi. Consultai ogni libro di mia madre. Da nessuna parte riuscii a trovare il nome di Nat Turner. Ero cresciuta credendo che gli schiavi non avessero cercato di resistere. Ricordo che mi vergognava a scuola quando parlavamo della schiavitù. L'insegnante spiegava le cose come se la gente nera non avesse niente a che fare con l'emancipazione ufficiale della schiavitù, i bianchi ci avevano liberati. Da allora non mi si trovava più senza un libro in mano, leggevo tutto, da Ja Rogers a Julius Lester, da Sonia Sanchez ad Aki Madubuoti. Guardavo rappresentazioni tratte da romanzieri neri come Amiri Baraka e Ed Ballins, era, stra era straordinario. Un mondo completamente nuovo mi si dischiuse. Incontrai anche molte sorelle, molti fratelli il cui livello di coscienza era molto più alto del mio. Gente nera che aveva una consapevolezza non solo perché leggev leggevano, ma perché partecipavano alla lotta e che parlavano di Denmark Vesey, Gabriel Prosser e anche di Nat Turner, perché si erano dati da fare per conoscere la nostra storia, la nostra lotta. Molti di noi hanno delle idee sbagliate sulla storia nera in America. Quello che ci insegna il sistema scolastico pubblico di solito non è accurato, è distorto e pieno di menzogne oltraggiose. Una delle bugie più comuni è che Lincoln abbia liberato gli schiavi, che la guerra civile sia stata combattuta per liberare gli schiavi e che la storia del popolo nero in America sia avanzata con progressi lenti ma costanti, che le cose siano migliorate un po' alla volta. Credere in questi miti può provocare gravi errori nell'analisi della situazione attuale e nell'organizzazione delle azioni future. Abraham Lincoln non era affatto un amico del popolo nero, non si interessava minimamente alle nostre sofferenze. Nella sua celebre replica all'editore Horace Greeley nell'agosto 1862, disse apertamente: Il mio obiettivo principale in questa lotta è salvare l'Unione e non è né salvare né eliminare la schiavitù. Se potessi salvare l'Unione, senza liberare alcuno schiavo lo farei, e se potessi salvarla liberando qualche schiavo e lasciandone altri, allora farei anche questo. Lincoln era stato eletto presidente nel 1860. Immediatamente dopo, la South Carolina si riunì in congresso e decise unanimemente di ritirarsi dall'unione. Ancora prima del giorno del suo insediamento, la Florida, la Georgia, l'Alabama, il Mississippi, la Louisiana e il Texas seguirono a ruota. Nel suo discorso inaugurale del 4 marzo 1861 Lincoln disse che la schiavitù era costituzionalmente legittima e che non aveva alcun diritto e alcuna intenzione di abolirla. Promise inoltre di emanare la legge sugli schiavi fuggiaschi per permettere agli schiavisti del sud di reclamare i propri schiavi fuggiti negli stati del nord. La legge in realtà concedeva ad ogni uomo bianco con un certificato di proprietà il diritto di rapire ogni uomo, donna o bambino libero nel nord e di costringerlo alla schiavitù. A causa di questa posizione Lincoln ricevette molte critiche dagli abolizionisti neri. Ford Douglas, uno schiavo fuggiasco che accompagnava Frederick Douglas nei suoi comizi antischiavistici nell'ovest, attaccò la posizione di Lincoln dicendo Riguardo all'abrogazione della legge sugli schiavi fuggiaschi. Abraham Lincoln occupa la stessa posizione occupata nel 1852 dal vecchio partito liberale. Adesso Abraham Lincoln è favorevole a promuovere l'infame legge sugli schiavi, che non colpisce solo la libertà di ogni persona nera negli Stati Uniti, ma virtualmente anche la libertà di ogni persona bianca, perché per questa legge non c'è alcun uomo che non possa essere arrestato oggi sulla semplice testimonianza di una sola persona e dopo un processo di parte costretto alla schiavitù e alle catene. Il 12 aprile 1861 le truppe sudiste attaccarono Fort Sumter nel South Carolina, dando così il via alla guerra civile. La risposta dei nordisti fu elettrizzante. Milioni di persone che erano indifferenti e poco entusiasti rispetto alla secessione del sud si schierarono dalla parte del più forte per difendere l'unione, ma l'entusiasmo ebbe breve vita già vedevano i lavoratori neri nel, sud, nel nord come concorrenti sul posto di lavoro e i nordisti bianchi, per paura di perdere altri posti di lavoro a favore dei neri, rifiutarono di arruolarsi in numero sufficiente affinché il nord vincesse la guerra. Quando il progetto di legge fu emanato, decine di migliaia di lavoratori bianchi nelle città di New York scesero in strada e picchiarono brutalmente e assassinarono ogni persona nera che riuscirono a trovare. Si stima che siano state uccise tra le 400 e le 1000 persone nere come risultato della cosiddetta sommossa per il progetto di legge di New York. Simili sommosse e assassini di persone nere ebbero luogo anche in altre città del nord. Lincoln inizialmente si era opposto al fatto che i neri combattessero nella guerra civile affermando ammetto che la schiavitù è la base della ribellione. E almeno la sua premessa indispensabile. Ammetto anche che l'emancipazione ci aiuterebbe in Europa. Garantisco anche che in qualche modo ci aiuterebbe nel nord, benché stemo non quanto credete voi e credono quelli che rappresentate. E poi, senza dubbio, indebolirebbe i ribelli privandoli dei loro lavoratori, il che è di grande importanza, ma non sono sicuro che potremmo fare molto con i neri se noi li armassimo. Temo che in un paio di settimane l'esercito sarebbe in mano ai ribelli. I bianchi del nord erano più che felici all'idea che i neri combattessero nella guerra. Dei versi popolari pubblicati dai giornali di quei giorni riflettevano i sentimenti di molti eh, nordisti. Alcuni dicono che sia una vergogna bruciante far combattere i negri e che il mestiere di farsi ammazzare non appartiene che ai bianchi. Ma per me e per la mia anima, tanto siamo qui liberali, lascerei massacrare Samba al posto mio tutti i giorni dell'anno. Non fu così fino al 1863, quando Lincoln emanò il proclama dell'emancipazione. Ma il documento ebbe scarsi effetti immediati. Liberò gli schiavi solo negli Stati Confederati. Quelli, negli Stati fedeli all'Unione, rimasero schiavi. Lincoln chiaramente non credeva che la gente nera potesse vivere negli Usa come cittadini con pari diritti. Nel dibattito, Lincoln Douglas egli affermò. Se mi venissero dati tutti i poteri della terra non saprei che fare per quanto riguarda le istituzioni esistenti. Il mio primo impulso sarebbe liberare tutti gli schiavi e rimandarli in Liberia, nel loro paese nativo, ma un momento di riflessione mi convincerebbe che anche se è una grande speranza, la sua immediata esecuzione nel breve e nel lungo periodo sarebbe impossibile. E allora liberarli migliorerebbe le loro condizioni. Penso che non terrei nessuno in schiavitù, però il punto non è abbastanza chiaro per fare delle previsioni. E allora, liberarli e renderli politicamente e socialmente nostri uguali, i miei sentimenti non lo ammetterebbero e anche se lo ammettessero, sappiamo bene che quelli della grande massa dei bianchi non lo ammetterebbero. Lincoln era un fermo assertore dell'esportazione massiccia dei neri in qualunque posto. Nel 1865, alla fine della guerra, chiese al generale Butler di studiare la possibilità di usare la marina per trasportare i neri ad Haiti e in altre aree, nei Caraibi o nell'America del Sud. È importante capire che la guerra civile non fu combattuta per liberare gli schiavi, era una guerra tra due sistemi economici, una guerra per il comando e il controllo degli USA, tra due separate fazioni della classe dominante, ricchi schiavisti bianchi del sud e bianchi ricchi industriali del nord. La battaglia era tra una economia schiavistica delle piantagioni. È un'economia manufatturiera industriale. Negli anni precedenti la guerra civile si stava realizzando una rivoluzione industriale. Invenzioni come la cotton gin, sgranatrice di cotone, il telegrafo, la nave a vapore e la locomotiva a vapore avevano cambiato completamente i metodi di produzione. Trasporto, estrazione, comunicazione, agricoltura e commercio. La quantità di beni prodotti non era più determinata dal numero di persone che prendevano parte al processo di lavorazione, ma dalla capacità delle macchine. L'America non era più un paese che produceva materie grezze per le nazioni manifatturiere in Europa. Nel 1860 il censimento rilevò che 1.385.000 persone erano impiegate nell'industria manifatturiera e che un sesto dell'intera popolazione traeva il proprio sostentamento da questa. Il numero era molto più alto se si aggiungevano i commessi, i lavoratori delle imprese di trasporto e i mercanti. Con la crescita dei centri industriali, vennero importati immigrati europei come fonte di lavoro a, a poco costo. Più di 5 milioni di persone entrarono negli USA tra il 1820 e il 1860. Anche se il Sud aveva molte fabbriche di cotone, queste erano piccole e il loro numero aumentava lentamente. Nel 1850 il valore dei beni manufatti prodotti negli stati liberi del Nord superava di quattro volte quello degli stati schiavistici del Sud e con l'aumento dell'industria aumentò la crisi economica e la minaccia del collasso industriale. Anche se c'erano già state crisi economiche nel passato, la gente normalmente viveva nelle fattorie e la depressione economica non creava enormi difficoltà per le masse, ma ora che molte persone vivevano nelle città, una crisi economica significava disoccupazione e impossibilità di pagare il cibo, i vestiti e la casa. La prima grande crisi fu nel 1825, seguita da ulteriori depressioni nel 1829, 1837, 1847 e la grave depressione del 1856. La recessione del 1857 distrusse quasi completamente i primordi del movimento operaio. La povertà nelle città del nord e del sud era sconvolgente. Straccioni, sporcizia, squallore, fame e miseria furono le parole più usate per descrivere i ghetti del XIX secolo. Per risolvere i problemi nelle città industriali molti invocavano riforme, come l'abolizione prig della prigione per debiti, delle leggi che impedivano agli uomini bianchi che non avevano proprietà di votare, del lavoro dei minori, l'istruzione gratuita, il diritto di sciopero, un massimo di 10 ore lavorative al giorno, e l'assegnazione di terre nel West per la gente povera delle città. Le grandi industrie proponevano l'espansione del capitalismo e dell'industria nelle altre parti del paese e questo era il punto di scontro tra i capitalisti del nord e gli schiavisti del sud. I capitalisti del nord non volevano che nuovi stati entrassero nell'Unione, quali stati liberi. I proprietari di schiavi non volevano che entrassero nuovi stati, quali stati schiavi. Per mantenere un equilibrio di potere, il nord e il sud avevano accettato numerosi compromessi. Il principale era il compromesso del Missouri. I capitalisti del nord avevano paura che i proprietari di schiavi aprissero delle fabbriche e producessero beni più a buon mercato dal momento che non dovevano pagare la forza lavoro. I lavoratori bianchi avevano paura di perdere il loro posto di lavoro a causa della schiavitù. I proprietari di piantagioni del sud naturalmente volevano che il sistema schiavistico si espandesse in tutto il paese. Tutte le differenze tra il nord e il sud erano economiche, non morali. Affinché i capitalisti potessero controllare l'economia e il sistema politico, il sistema schiavistico doveva essere sconfitto. Nel 1856 il neonato partito repubblicano propose Abramo Lincoln, un ex liberale, quale il suo primo candidato alla presidenza. Perse. Nel 1860 lo ripropose, con una forte piattaforma in tre punti: eliminare la schiavitù dai territori, istituire ampie protezioni tariffarie emanare una legge sugli appezzamenti che regolasse una fattoria di media grandezza a chiunque intendesse coltivare la terra. La piattaforma era studiata per attrarre i ricchi capitalisti del nord, i poveri lavoratori bianchi, i contadini e gli abolizionisti. Solo per una minima frazione della popolazione l'abolizione della schiavitù era un'istanza morale. La stragrande maggioranza della gente bianca che appoggiava l'abolizione della schiavitù o che combatteva nell'esercito dell'Unione lo faceva perché credeva che fosse nei propri interessi, non per amore o per interesse della gente nera.